vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van. Per la strada una canzone, por las calles las canciones. Un día dura apenas un momento, un momento. Quando sto con ella se mi olvida il tempo. Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. È tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si sta, non importa lluvia o viento. Lo che tenga che venir vendrà. Quando stiamo junto siento che sto in casa in cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione. Andremo per il mondo come va, per le strade una canzone, una canzone. Por las calles las canciones. Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy los amores comenzarán. Las guitarras van a tocar sotto le stelle una canzone per lei. Baila, baila. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo juntos siento che sto in casa in cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, destinazione. Iremos por el mundo como van, por las calles las canciones. Por las calles las canciones. Per le strade una canzone. Esta canción. Hey. Italia y Puerto Rico. Dame, dame. Una canción. Hermanito. Por las calles las canciones. Italia, Puerto Rico. No, no, no. Juntos. Voglio, vedrai, non finirai, ai, 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai, ai, 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 ai. Anche tu, in riva al mare, tempo fa, amore, amore, mi dicevi. Luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, ya, 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 ya. Luglio sarebbe un grosso sbaglio, non rivedersi più, ya, 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 ya. Ma perché? Ci sei, amore, amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio, stamani al mio risveglio non ci speravo più. Luglio
un abbaglio e invece ci sei tu. Ya 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 ya, ci sei tu. In riva al mare, solo tu. Amore, amore, e mi corri incontro. Ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me. Beh, diciamo che qui quando si parla della storia di Soverato, quando si parla, intanto buon pomeriggio amici, benvenuti alla trasmissione, alla puntata, oggi è il 2 di luglio e siamo venuti un attimo qui per capire quando si parla di storia, quando si parla di mare, quando si parla di barche, quando si parla di personaggi, qui c'era un personaggio, tirami fuori quella foto, perché parliamo di Turi. Conosciuto da tutti, da Turi, che era il pescatore, ma poi diventò. Faceva il bagnino. Eccolo qua, faceva il bagnino. Allora, tu stai prendendo nonno, giusto? No. Cugino. Cugino. Diciamo che tuo padre, in questo caso i tuoi figli hanno seguito la tua attività, invece la parte sua, lui faceva il bagnino. Chi era Turi? Turi era mio padre, era soverato, padre, però era soverato, bisogna dire la verità, per quanto riguarda la parte qui a mare, mio padre Turi Passafaro, che lo conosco come Turi Passafaro, era quello che faceva tutto quello che... L'altra. Senti Pompeo, eccolo qua, dov'è? È lui, eccolo questo qua. Questo è mio nonno, sì? Che l'ha fatto per tanti anni alle 2000 mare, e questo è Turi. Quello è tuo padre. Quindi sono due fratelli. Sì. Faceva di tutto praticamente, faceva sci nautico, portava le persone con la lampara a Copanello, ti ricordi i Blu 70? Come no? Noi andavamo con il barcone con 20 persone e proprio a Blu 70. Mio padre era questo. Bene, pensate che noi abbiamo la Lazzarella, degli anni che anno era qua? Con il motoscafo, ma che anno era qua? Anni 80, guardate la Madonna a mare con Turi, era Turi. Mio padre, ma guidava in qualche maniera? Guidava tutta ma c'era la guardia costiera, no? No, non era come prima, chiamavano via. Lui organizzava tutto quello che c'era da fare per la Madonna al mare. Turi guidava, diciamo, il corteo? Sì, il corteo, tutto quello che... Tutti i motoscafi? Ad alcuni altri personaggi, sempre... Sempre il signor Cameniti, e lui la parte del mare, lui si lo organizzava. Senti Pompeo, gli anni belli di Soverato erano... Quali anni erano? Anni 70, 80, quelli erano stupendi. Qui a Miramare facevano... Miramare venivano... I concerti. Concerti, venivano da tutto Milano... Milano, era qui. Sì, la maggior parte dei personaggi di Milano. Senti, perché abbiamo perso? Mi ricordo proprio. Pompeo, tu che sei storico, Vanone, tu sai, siamo amici, lo sanno tutti quanti, siamo amici. No, io sono cresciuto qui. Ecco, vieni qui. Qua, chiudi. Ascolta, adesso c'è un parte, quasi una... La famiglia che continua a fare questo lavoro. Sì, però... Noi avete solido che è Lazzarella. No, io l'ho fatto questo lido perché sapevo che loro ci tenevano, perché gli piace, ce l'hanno nel sangue. Senti, lo fanno con amore. Senti, me la racconti un po' Soverato. Cioè, vuol dire, Soverato negli anni 70 era il top. Perché abbiamo perso i Lombardi, i Piemontesi e i Romani? Questo lo sai pure tu. Ti sei bloccato? No, non mi sono bloccato. Hai paura di parlare? No, paura mai. Non... E allora perché? Non abbiamo sbagliato col commercio, abbiamo sbagliato con l'accoglienza, mancavano gli alberghi come mancano a Soverato, cos'è che... Gli alberghi senz'altro... Tu manco. Che ascolti, non ci sono posti letto, lo sappiamo. Tu pochi posti letto con 3 stelle, tu che
Bene, a parte un 4 stelle che fa principalmente matrimoni. Ecco, tu che vivi... Non è questo, perché se noi andiamo a vedere c'è Montauro, Montepaone, sì, che ci sono i posti letto. Soverato è la perla dello Ionio. Questo, sì, vabbè, anche, è bellissimo. Anche se puoi dire quello che vuoi, sì, mancano posti letto, però per me è uno dei paesi più belli. Per me? No, ieri noi abbiamo registrato, ci sono delle immagini che stiamo mandando in onda col drone. Una costa che abbiamo qui, guarda la spiaggia, guarda adesso la spiaggia. La faccio vedere, senti, anzi la stiamo già facendo vedere. Senti, ma quest'anno settimana abbiamo iniziato benissimo con Raggio di Sole, sì, tu sei un grande fan, eh? Sì, siamo partiti bene. Sono un tuo amico, dai. Non è che mi devi dire bravo. No, evidentemente ti sto seguendo e ti sto... E ho visto che hai una carica che aveva adrenalina nel corpo. Non lo so, quest'anno c'è qualcosa che... La bellezza del territorio. Non lo so, ti ho visto caricato, così mi piace. Bello, ti piace così? Sì, bello. Sì. Senti, tu, Bagnino, voleva andare in America, pensate che l'ha bloccato proprio lui, cugino. Voleva andare in Australia. E lui, tu ti chiami? Giuseppe, voleva andare in Australia, ha detto il cugino, no, ma dove vai? Vieni qua. L'ha preso, l'ha tirato, ha detto che vuoi. Facciamo la zarella. La zarella, è vero, sì, perché... E l'hai bloccato. C'era mio padre questa concessione, no? È una delle prime concessioni che c'è. Voi avete la concessione... Qui? Sì, è da una delle prime che c'è. Siete in mezzo, siete diciamo in mezzo. Il bar che mio padre faceva turismo, faceva tutto quello che in estate può fare un pescatore. Un pescatore. Persone con vedute diverse perché già faceva sci nautico. All'epoca? Allora, ci sono parecchie ragazze qui che ormai sono mamme. Stiamo vedendo sempre immagini bellissime da Soverato. Grazie Pompeo Passafaro, lui è un amico, anche perché vedete Pompeo è invece un attore mancato, voleva fare l'attore, però poi diciamo frequenta amici legati agli attori, che tra l'altro è anche amico di Gianvito Casadonte, che in questo momento è al Taormina, al teatro. Cosa? Con grande successo, sto seguendo pure con grande... Taormina Film Festival. Taormina su Sky, su Rai 1. Sta andando bene Gianvito. Alla grande. Gianvito. Vediamo se riusciamo a sentirlo oggi, in diretta telefonica. Senti, com'è andata invece il Lido quest'anno? Perché l'anno scorso avete aperto. L'estate scorsa abbiamo avuto un grande successo. La gente è piaciuto, anche perché per la gentilezza, educazione, pulizia... E il Lido si è distinto tra tutti gli altri lidi, quindi quest'anno abbiamo avuto veramente una grande richiesta di ombrelloni e diciamo che stiamo andando a gonfie vele. Ecco, diciamo che intanto quanto ombrelloni, perché tra l'altro non sono molti, ma li seguite, sono larghi anche tra l'altro, e li seguite tranquillamente, perché poi tutte le esigenze che hanno voi accontentate in qualche maniera i clienti. Sì. Soprattutto la pulizia, la mattina, guarda, ancora è bagnato se guardi. Guardate che sabbia, questa è la sabbia. Perché la mattina, ogni due mattine laviamo tutta l'attrezzatura, perché deve essere un cliente quando viene al Lido, deve trovare tutto pulito e in ordine. Questo ci tengo veramente, perché sono stato tanto nei Lidi e ho visto tante esigenze che i clienti... Le esigenze dei clienti, quello che chiedono, principalmente chiedono servizi, ma anche pulizia, ordine... tranquillità nel contesto. I giovani a che ora arrivano? Alle 2? I giovani sì, arrivano verso le 2:30-3. Questo è il nostro mare, guardate che ci stiamo avvicinando, guardate che mare cristallino, limpido, come si diceva un tempo, qualcuno diceva da bere, diciamo che ha Soverato qui con le immagini che abbiamo girato anche domenica, stiamo parlando domenica 30, abbiamo girato delle immagini bellissime legato a questo mare. Qui è il mare di Soverato, guarda che mare Pompeo, mare stupendo, guarda. Bello, guarda che trasparenza che c'è, guarda, mandale, guarda. Cioè, eccezionale, un mare meraviglioso, io lo so se è il signore Calabrese, lei? Calabrese? Ecco, ha visto che mare? No, non parla, non ci... Non... Ecco, vediamo un attimo, senta il panorama, ma fammi capire, la zona dei pescatori è quella, Pompeo? Sì, per adesso è questa, è quella. Poi è limitata al... Sombrero lì, cioè Sombrero poi tra viene... Tra Sombrero... Faro, è il Lido, il Faro. Quindi i lidi che abbiamo qui davanti sono il San Domenico Storico. Il San Domenico Storico, poi c'è lo Spox. Cos'è lo Spox? E il Malex Mauro Beach. Ah.
Ci sono anche lì, poi c'è l'hotel. C'è l'hotel San Domenico, sì. Ma l'hotel San Domenico lo gestiscono sempre in Istico? Sì, sì, sempre. Sono loro personalmente. Vediamo un attimo cosa stanno facendo, eventualmente poi... Abbiamo fatto delle immagini col drone domenica dove ci siamo fermati proprio lì davanti. L'hai visto passare il drone? Era il nostro. Avevi capito che era ragione di sole? No, non ho capito che era ragione di sole, però l'ho visto passare. Che controlliamo dall'alto e dal basso. Ecco, adesso facciamo una cosa, andiamo. Quindi poi abbiamo il San Domenico, Miramare, San Domenico, Spox. E qua abbiamo invece Lazzarella, Sombrero. E dopo le barche abbiamo il faro. Dopo le barche il faro. Poi c'è la marinella, lo squalo e tutti gli altri. Quanti lidi? Una decina qua? Sì, sì, abbiamo forse intorno in 15 o 16 lidi. 15-16 lidi al Soverato. Guardate, chi viene qui a Soverato a fare le vacanze, a parte l'accoglienza di tutti gli operatori, trova sicuramente un mare che state vedendo, e vorrei che tra poco Pino Tambasco facesse delle inquadrature particolari per far vedere come la gente è in queste acque meravigliose. Qui siamo, come dice Pompeo, il posto più bello per lui della Calabria, perla dello Ionio che è Soverato, ma qui la costa che va da Soverato al Golfo di Squillace è tutta bella. Bene, guardiamo un attimo, mandiamo un po' di musica, un po' di immagini, perché abbiamo anche quella famosa barca, ve la ricordate? Lazzarella. Io non so se la regia ha pensato a un montaggio tra quello che abbiamo registrato con la Madonna a mare e la Lazzarella. Quest'anno abbiamo anche il Lido, dall'anno scorso, dal 2018, abbiamo anche il Lido Lazzarella. Mare, musica, immagini, credo che da Soverato si può continuare. Lazzarella. Andiamo a vedere la Lazzarella. Viene qua la Lazzarella. Lazzarella gomma, sì. Tu non mi pensa proprio a me. E ride per non fa capire. Che perdo tempo a pensare a te. Cioè, tu stai ridendo. Adesso devi venire tu con le telecamere accese. Lo prendete, per favore. Antonio, fermati! Prende! Con la tele è accesa? Te la prendo io! Vai, vai, la tengo io, vai! Una follia! Attenzione! Piano! Piano! Allora, no, tu c'è, lui là! Ok, io qua! Ok! La camicetta a fiore blu, la piglia quattro schiaffe tutte cose che papà, le trovano un biglietto, la descrive chi lo là, Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, ci sei caduto pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare, una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma. Siamo, siamo un attimo passando qui con questa barca storica di Soverato. Perché storica? Perché storica, era una delle prime barche. Una delle prime barche che aveva papà? Che aveva il nonno, stiamo parlando, sì. Di quanti anni fa? 70-80 anni fa. 80 anni fa, attento, bambino. Bene, vedete che... Ma quanto sole hai preso? Guarda, è nero completamente. Ciao. Allora, e dicevo che... E la prima barca? Tassì. Perché la prima barca tassì? Si mangiava, si portava le persone a mare a fare una gita. Questa è la prima barca tassì, pensate. Amici in Italia all'estero, questa è la prima barca tassì che si portava a mare. Ecco, è una cosa importante. Attenzione, è una cosa... Siediti, guarda, che è meglio. È una cosa importante che stai dicendo. Certo. E cosa si pagava all'epoca? Si pagavano 50 lire all'ora. 50 lire l'ora? Allora. E dove li portava? Praticamente sulla costa, Soverato. Sì. Noi oggi abbiamo deciso di viverla più in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, la Madonna. È la cosa migliore, stare in mezzo alla gente è la cosa migliore. Ogni volta sul motoscafo, sul barco. Questa è la realtà. Questa è la realtà, in mezzo alla gente. Perché si copre la signora? Ha paura? È il sole, ma quale sole? Non c'è il sole. Non c'è Macusù. Bene, vedete che qui abbiamo questo lido storico del 1872 o 75. E passa. E passa, eh. Bene, bene, bene.
Guarda, guarda Franco Vitale, guarda. Avvicinati Franco, vieni. Vai di là, vai là, vai là. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, lei di Soverato invece. Sì, sì, loro, venga, venga, si avvicini così ci descrive questo mare, perché lei è di Soverato, la signora di Soverato. Io sono di Soverato, assolutamente. Beh, come possiamo parlare? E come possiamo parlare? Benissimo, perché Soverato è la città più bella della Calabria. È un mare, un mare meraviglioso. Si presenti, si presenti, si presenti. Mi chiamo Luana. Ciao Luana. Mi chiamo Emma. Emma, Luana, lei? Mirella. Mirella, salutate Mirella. Salutate, bene, allora diceva il Soverato, vediamo se sono d'accordo. Da dove arrivate voi? Milano. Milano? Milano. Però papà e mamma calabresi? No, no. Proprio lombarde. Ah, hai capito. Turisti, allora abbiamo i turisti. Abbiamo i turisti, allora il commento vero, originale dei turisti. Allora diceva, intanto sentiamo cosa dice la signora, cosa è cambiato di Soverato, dai. Beh, Soverato intanto, vabbè, lo vedi da solo, insomma, perché abbiamo un mare meraviglioso. Io stamattina alle 7:30 stavo qui a fare una nuotata, è veramente impagabile. Auguro veramente a tutti di fare una vacanza a Soverato, perché merita davvero tanto, tanto, tanto. Bene, diciamo che la signora intanto ha anche un'attività, è una commerciante. Lei. Sì, è un'attività, un'agenzia immobiliare, quindi brava, invito signora, tutti a comprarsi a comprare una casa. Più una casa a Soverato. Assolutamente. Bene, diciamo che come stanno andando le vendite? Stanno andando bene, si sono ripresi con dei prezzi abbastanza livellati oramai. Prima, perché sparavate un po' alto ultimamente. Prima, adesso va benissimo. Ecco, avete abbassato i prezzi, hanno abbassato i prezzi. Hanno abbassato i prezzi, bene. Assolutamente. Invece Luana, vieni di qua, Luana e invece Emma. Emma e Luana, Milano, e poi vogliamo raccontare un attimo la tua, descriviamo con le immagini che abbiamo questa città, è prima volta che vieni? Sì. Ecco, come è successo? Diciamo, come, perché? Abbiamo degli amici di famiglia che sono qui e ci hanno invitato. Cioè, amici che vivono a Milano? Sì, che però hanno una casa qui in vacanza, ci hanno invitate e devo dire che è molto bella e molto molto la consiglio a tutti. Senti, ma intanto salutiamo anche gli amici che ci seguono al nord, abbiamo la regione Piemonte, ma anche con lo streaming in tutto il mondo, la grande occasione con Raggio di Sole, che è il programma più popolare della Calabria, che racconta da tanti anni, ecco, noi abbiamo visto tanti ragazzi negli anni, abbiamo raccontato, invece tu Emma, giusto? Sì. Emma, dimmi il tuo parere, intanto mare splendido, no? Sì, è un mare che difficilmente si trova così pulito e così limpido. Vero. Secondo me è un mare molto bello, e anche perché comunque non è molto, diciamo, pieno come, non so, per esempio. Gente, come... Ecco, avete il vostro spazio, la vostra libertà, vi potete muovere tranquillamente senza l'assillo di chi vi sta, ecco, il famoso moscone che vi sta addosso, perché ci sono anche i corteggiatori, con l'occasione ne approfittano, è così, Luana? Sì, sì, vabbè, ma è normale, poi questo posto è bello perché ci sono anche comunque molti giovani, c'è lo spazio per divertirsi, il mare è bellissimo, vabbè, cristallino. C'è una grande differenza tra Milano e qui, diciamo. Certo, beh, diciamo che la differenza c'è, però c'è lì Milano Marittima, è vero? Sì, però non è assolutamente paragonabile con questo mare. Non è paragonabile neanche quello di Rimini con questo mare, mi pare chiaro. No, assolutamente. Voi andate lì di solito in vacanza. Sì. Siamo andati molte diciamo volte. Lì, diciamo, per i divertimenti, per il mare un po' meno. Il mare no, il mare proprio no, qua invece è proprio tutto bello. Beh, vedo che lei se lo sta, ecco, se lo sta, ecco, si avvicini anche lei, grazie, abbiamo un'altra turista. Ah, pallavolo di Serie A, quella è della Soverato. Complimenti, guardi che fisico, io ho paura, Luana, Emma, ecco, un fisico da atleta qui a Soverato. Sì, sì, mi sono trovata bene, giocavo qua 2 anni fa e mi sono innamorata di questo posto, di questo mare, e torno sempre in vacanza. Senta, diciamo la descrizione del nostro posto, della nostra Calabria, della nostra terra, lei ha girato tantissimo. Origine di quale paese è lei? Io sono di Varese. Varese, quindi Varese, diciamo il nord, è un po', qui parliamo Milano, Varese, un'occasione unica. Di solito le vacanze vostre sono Milano Marittima, Rimini, Riccione, quelle zone, c'è una bella differenza, quale? Ma sicuramente la gente, le persone, l'ospitalità, vabbè, soprattutto il mare, c'è una libertà diversa per poter girare, stare tranquilli. Qui si sta tranquilli. Sì, sì, sì. Ecco, perché vedete quello che dice, come si chiama lei di nome? Veronica. Veronica, cosa sta dicendo? Non solo si sta bene a mare, si sta bene perché il territorio è controllato, ma anche quando esci la sera non hai il problema della passeggiata, del problema che ci può essere dello scippo, di altre situazioni o dell'avventore, di chi
ti crea qualche problema, perché qui stai veramente tranquilla. Sì, sì, esatto, hai una tranquillità diversa, una serenità diversa e insomma è tutto più semplice, diciamo. Ecco, si torna un po' indietro negli anni, una vita tranquilla, perché meno agitata, meno non c'è corsa, qui non si corre. Esatto, esatto, qui non si corre, al contrario del nord, che siamo sempre di corsa. Quindi quando si viene qui proprio c'è l'ossigeno del territorio, poi vi ricaricate e andate su. Esattamente, esatto. Stai giocando ancora? Sì, 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 quest'anno. Dove sei? L'anno che verrà sarò a Perugia. Perugia in Serie A? Sì, a 1. A 1. Beh, hai giocato anche qui a Soverato, è vero? Sì, 2 anni fa. Com'è andata? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Tutto so bene. Che il presidente come si chiama il presidente? Antonio Matozzo, lo dobbiamo salutare, perché prima di tutto Antonio Matozzo è una persona straordinaria che io conosco, apprezzo tantissimo. Via vicino a Pompeo, dicevo, di Matozzo cosa volevi dire? Antonio sta facendo molto per Soverato. No, so che ci stai investendo anche personalmente. Personalmente stava per... Quindi una ragazza che... In A2, no? Adesso è A2 la Soverato, ma quando poi racconti la tua carriera dici per me ci sono stato a Soverato, ma non solo il mare, l'accoglienza, qui porti una testimonianza vera in tutta Italia tu, eh? Sì, sì, esatto. Cerchiamo di portare insomma tutto quello che c'è di bello in ogni posto in cui si va. Bene, è una bella cosa questa del racconto, il lavoro, lo sport, ma anche l'accoglienza, questa accoglienza che tutti ci riconoscono. Grazie Veronica per la disponibilità. Bambini, sposata, figli? No, no, fidanzata. Fidanzata, il fidanzato non so se ci sta guardando. Ecco, diciamo che... ma guarda, sei il disturbatore, prego, ti puoi avvicinare. Non ho Dobbiamo capito. Ringraziare pure il sindaco, no? Il sindaco sta facendo molto. Il sindaco, diciamo come Alecci, si chiama? Alecci. Alecci, ringraziamo anche il sindaco, che sta facendo molto per la città. Tra l'altro, una cosa che ha eliminato qui da 2 anni, credo, le strisce blu. Bravo, questo. Anche se in tutte le città le strisce blu ci sono, in tutte le città turistiche. Anche che ci vorrebbero, no? Cioè, assolutamente, anche per fare casa. Grazie, Veronica. C'è la mamma? Chi è la mamma? Autorizza, no, perché le spiego, signora, c'è la legge sulla privacy, sui minori, le autorizza il bambino a parlare? Assolutamente sì. Bene, allora il bambino è autorizzato dalla mamma per parlare. Sentiamo un attimo questo bambino che si chiama? Marco. Marco, ti chiami come mio figlio, perché io ho Marco, Monia e il piccolo Loris. Bene, tu quanti anni hai? 7. 7, in 7 anni? Io sono suo fratello. Fratello, quindi è autorizzato dalla mamma a parlare? Sì. Vogliamo chiedere l'autorizzazione? Mamma? Sì, assolutamente sì. Posso parlare, mamma? Sì, certo. Bene, bene. Allora, voi due fratelli, so che il papà fa un lavoro particolare, importante, perché controlla il territorio ed è a tutela dei più deboli, dei cittadini, esatto? Sì. Un bel esempio, vero? Sì. Bene. Allora, volete dire che cosa? La Guardia di Finanza. E certo, salutiamo la Guardia di Finanza che... Ecco, Marco, vai. Andate a Soverato. No, andate, venite. Dove li mandiamo? Li mandiamo via. Venite. Dimmi. Venite a Soverato. Bene, grazie. Allora, intanto li abbiamo inquadrato, tutti questi bambini, li salutiamo. Allora, vedete, signora Mirella, giusto, io la ringrazio anche perché è una bella occasione, perché poi lei gode del lavoro, ma anche del mare e della bellezza. Opportunità, effettivamente, di avere tutto vicino. Spesso una grande ricchezza che molti non apprezzano. Molti non apprezzano, però andando in giro ci si rende conto, insomma, che nelle città veramente è tutto più difficoltoso. Qui invece abbiamo comunque un'opportunità. Una famiglia di dimensione straordinaria legata... Di coordinare bene il lavoro e veramente anche il mare o altre attività. Bene, continuiamo ancora, un po' di musica, un po' di immagini e si continua ancora a raccontare a tutti i calabresi in Italia e nel mondo. Qui siamo in uno dei posti più belli, sapete che abbiamo iniziato la settimana passata con Tropea, che addirittura il suo sindaco la chiama il Principato di Tropea, ma qui non scherziamo, siamo sullo Ionio e abbiamo delle immagini del mare e le vacanze dove tanti in Italia e nel mondo ci invidiano. Musica e ancora qualche particolare. Vamos pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' vacar.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa la playa. Beh, signori, noi stiamo parlando, prima era una postina, oggi è la cassa. Intanto voglio fare i complimenti alle poste di Soverato. Grazie, grazie. Perché siete efficienti, brava la direttrice, grazie, bravi tutti grazie, quanti. Grazie, dottore Polimeni. Bene, vedo che lei... Lei è un nostro cliente. Vengo spesso, capita. Viene spesso perché si trova bene. Mi trovo bene a Soverato perché, vedete, intanto l'accoglienza, intanto parliamo di Soverato. Quando vengono lì le persone, cosa anche i turisti, cosa dicono di questa città? Contentissimi. Sono bravi? Sono contenti. Contenti, di Soverato, di Soverato. Sì, sì. Ma... vogliono magari più, gli mancano tanti servizi magari, però che non ce diciamo tutto però sommato, sono soddisfatto. Ecco, nel contesto questo... Basta parlare dell'acqua, del mare, della del mare, del mare. Bene. La postina si chiama? Angela. Angela, detta la postina, oggi cassiera. Cassiera è numero uno perché conosce tutti. Perché la cosa bella qual è? Che lei era postina prima di diventare cassiera. Sì, sì, ho fatto la mia... Lei bussava le porte? Sì, sì, sì. A prima? Sono... Certo. Grazie. Allora, torniamo un attimo in acqua e poi dicevo con queste immagini, questa occasione, vedere un attimo anche questo bagnino. Guardate che figura del bagnino, del Lazzarella, il venditore ambulante, le persone che in questo momento ci stanno seguendo. Una bella occasione per Soverato perché adesso andiamo da Lazzarella, andiamo da Franco Vitale, che ci sta aspettando, perché lui è un altro personaggio storico, con il Lido più vecchio, qui più, diciamo dal 1800, adesso non ricordo quale anno, storico qui a Soverato, ed è un personaggio come la storia di Passafaro, il pescatore che era tutto fare. Però diciamo, no, ti vuoi lamentare di qualcosa? Sì, Franco Vitale, no, 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 diciamo mi... Franco Vitale 1887. Che è il marchio, è il nostro marchio, è il nostro Lido, che continuiamo di generazione in generazione, tu lo sai, Lino. Però quest'anno mi sono arrabbiato con te. Perché? E tu sempre vieni qui da me a parto iniziare. Parto da te, quest'anno dovete andare alla Lazzarella. Lazzarella però... Dal mio amico Pompeo, va bene, Pompeo è il papà, è il papà di Salvatore. Faceva? Faceva il bagnino qui da me, e allora è concesso anche questo. Col diciamo, suo, ma col che suo, personaggio era Turi? Era un personaggio tipico, un vero gentleman, un vero bagnino. Ah, sì. Col sì, aveva il cappello alla marinara, bianco, e lui portava... È vero che guidava anche il corteo della Madonna a mare? No, sì, ma lui aveva un bel motoscafo bianco. Bello. E faceva da taxi. Addirittura? Sì, portava a spasso... personaggio? Un mitico personaggio. Salvatore era un mitico personaggio, anche i figli sono... Certo, ma diciamo che, vuol dire, quando lui iniziò dice che anticipò alcune cose, cosa che non faceva nessuno. Vabbè, anticipò, diciamo che faceva il suo lavoro... Con grande professionalità, voglio dire. Ma tu lo chiamavi, Salvatore, vai là. No. Sì, ma no, io no, io, ma mio nonno. Perché, tuo nonno? Sì. Sì, perché lei all'epoca lavorava con mio nonno. Lo chiamava? Sì, lo chiamava e lui era sempre pronto con la barca. Alcuni turisti che ancora vengono a Soverato. Ma quella famosa barca Lazzarella. Ma sai che l'abbiamo trovata di nuovo? Adesso gli mandiamo la canzone Lazzarella e l'abbiamo mandato già in onda. Ah, sì? Pompeo, stai esagerando, Senti, diciamo che quest'anno i lidi sono tutti al completo, no? Guarda, domenica noi abbiamo sfondato. Domenica ti sorvolavo, dall'alto. Noi... Avevo un drone che ti controllava. Domenica noi abbiamo lavorato... Facciamo vedere le immagini del Lido San Domenico, così li gusta dall'alto, cosa che tu non hai, E facciamo vedere le immagini bellissime, perché abbiamo preso sia il tuo Lido che l'hotel San Domenico lì, dell'amico Nissicò. Della nuova gestione. Nuova gestione, ma sempre loro Nissicò sì, sempre loro.
lavoriamo anche in simbiosi. In simbiosi, sì. Senti, volevo come dire... Infatti quest'anno arrivano degli americani, arriveranno, è una comitiva che vengono... Li avete abbinato? Loro dormono lì al San Domenico. E lì do qui? E vengono qui e mi hanno chiesto gli ombrelloni vicino al bar, che loro devono mangiare qua roba. Cioè vogliono gli ombrelloni qui sotto il bar. Sì. Così, ombrellone e bar mangiano. Sì, saluto la signora... se non ti ricordi, vabbè, la vecchiaia ti ha fregato. Va bene. Franco, posso dirti una cosa? Hai messo delle bandiere qua, tutte le bandiere? Sì. Internazionali? Sì, tutte le bandiere... Alcuni me l'hanno portati alcuni turisti, perché dicono manca la mia bandiera. E allora ti porto la bandiera. Abbiamo la parola. Cioè ogni nazione che viene qua ti porta la bandiera. Abbiamo la bandiera americana, abbiamo la bandiera del Canada, abbiamo la bandiera della Svizzera, abbiamo quella della Polonia, quella della... È un lido internazionale. Bene, lido internazionale, San Domenico, 1887. 1887, grande storia, generazioni importanti di amici che hanno passato momenti straordinari, legati anche alla movida, ai vecchi artisti, cantanti. Sì, qui, diciamo, c'è stato di tutto, perché noi dalle palafitte che avevamo, non noi, la bisnonna all'epoca, che lei era la vera imprenditrice, c'è la foto lì, poi fai la foto. A quello che noi abbiamo creato anche adesso per la nuova generazione che arriverà fra pochi anni. Da padre in figlio, anche i tuoi figli, i tuoi nipoti, anche, tutti sì, quanti. Sì, ormai il Lido San Domenico. Ma cosa gli dici? Dovete continuare a vita, glielo dici tu, a tua figlia, ai tuoi nipoti? Il Lido San Domenico deve rimanere per forza a vita. Da generazione a generazione. Bellissimo. Sempre con un nome vitale. Grazie. Signori, storico Lido, San Domenico Soverato, ancora immagini, ancora bellezze da questo territorio. Qui noi non facciamo altro che raccontare la realtà di quello che vediamo. Oggi è martedì ed è il 2 di luglio. Beh, diciamo che Franco come sempre approfitta perché per far vedere l'originalità anche dell'abbronzatura gli porta una signora che arriva da Padova. Guarda. Sole di Soverato. Tu stai dicendo, questo è il sole del San Domenico, del Lido, quindi stai dicendo che gli altini non si abbronzano così. No, guardala com'è. Sono temprata negli anni, perché sono cliente del Lido San Domenico da quando ero piccola. Quindi portava mamma e papà? Mi portavano i miei genitori, poi adesso che sono cresciuta vengo con le mie amiche, però insomma... Valentina mi dice che sia. Valentina, come lo descriverei Soverato e cosa le piace e qualche punto da migliorare? Soverato mi piace tantissimo, tant'è che ho scelto di trasferirmi a vivere qua. Ah, vive qua? Sì, da qualche anno. E quindi già solo ha trovato questo... l'amore soveratese? Diciamo. No, ho trovato l'amore per il mare e per Soverato. Ah, per il mare. Invece l'uomo arriva dal nord? Pure lui. No, da nessuna parte al momento. Sai mai che il territorio passa a fornire. Beh, diciamo che in questo momento Raggio di Sole possa illuminare Valentina, anche perché Raggio di Sole l'ha già illuminata abbastanza e chissà che non sia foriero di conquiste e di... Qualcuno che possa poi chiamare Franco e dire chi è quella Valentina? Assolutamente sì, sono qui, sempre qui. Non essere l'amore comunque, non essere l'amore no, né agenzia so. Matrimoniale. Dico sono qui perché veramente cioè, il momento più bello, tra l'altro, del Lido San Domenico è veramente la mattina, quando Franco ci delizia con delle meravigliose canzoncine. Sì, ma canta lui? Sì. Lui solo ad agosto canta di solito. Ma che cosa canta? Cioè, ma veramente? No, sta scherzando. Sapore di sale, sapore di mare. Franco, te la mandiamo in onda allora. Lino, io metto le canzoni anni 60 che sono piacere. Poi ogni tanto faccio la non faccio nomi, sì. dedica pure che non c'è nessuno, al numero 60. Ah. E mi creda che è veramente bellissimo, bellissimo, no, quindi vi aspettiamo. Sì, loro mettono quelle canzoni africane là, certe volte, che a me non piace. Il reggaeton. Senta, il reggaeton, ascolti Valentina, ecco, valutando in questi anni, è migliorata, Soverato, cos'è che la qualità dei lidi, dei servizi, come arrivare, cos'è? Ecco, mi dica quello che lei sente. E guardi, è un territorio che offre veramente tantissimo, perché dal mare arriviamo in collina in tempo brevissimo. Oggi pensate, 20-25 minuti si arriva a Serra San Bruno, eh? Sicuramente da migliorare c'è sempre, se mi parla dal punto di vista proprio dei servizi, perché la realtà è questa, c'è una discrepanza rispetto magari a posti al nord che hanno... Abbiamo bisogno di sapere che cosa manca. Manca il fatto che, non so, la stagione magari parte un pochino troppo tardi, anche a livello di locali. Ma guardi, ce lo rimproverano anche da giovane ragazza che magari
insomma, dopo che finisce di salire dal mare, le ecco, cosa dice Valentina? Cos'è? Non è possibile partire a fine giugno e primi di luglio con la stagione e finire a fine agosto, e questo siamo d'accordo tutti quanti. Bisogna iniziare ad aprile e finire a ottobre. Questo accade già a Tropea. Anche perché quest'anno il clima ci ha un pochino pregiudicati, però insomma ci sono adesso vi sta premiando. Adesso ci sta premiando, però ci sono state stagioni dove effettivamente si poteva fare un lancio. Ha avuto un problema con aprile e maggio drammatico per il tempo. Sì, assolutamente diciamo sì, quest'anno la stagione, io non parlo in generale, ecco, però è come diceva lei, poi magari si conclude ad agosto, potremmo tranquillamente tirarcelo col mare di settembre che è meraviglioso. Ha visto che mare? Spettacolare, ho già fatto il primo ma lei, bagno. Quando parla con gli amici su a Padova, gli manda qualche foto dell'acqua? Assolutamente sì. Cosa dicono? Quali sono i di invidia nell'AFA del Nord. No, perché poi non mandano di ogni, come si dice. Valentina, cattiva. Vergognati, che sei già nera i primi di giugno. È vero. All'epoca, adesso ormai. Beh, no, come adesso? È nera. Pino, è nera? Era sì. Bene, grazie a Valentina. Grazie a da San Domenico grazie contiamo, avete visto queste immagini bellissime dall'idea, non so se l'operatore ci può tornare, era il 1930. Guardate come salivano. Ecco. Ma scusa Franco, quelli erano, cos'erano? Ognuno aveva diritto, scusa di qua, vieni di qua. Ognuno aveva diritto a che cosa? Fammi capire. Loro, questo era il nostro nido, è il nostro nido. Qua c'erano le dove salivano. Da qua salivano. Ma lì c'erano altri lidi, questi erano gli altri. Sì, erano altri lidi, ma questo il nostro è questo. Questo centrale è il vostro. È il vostro. Cioè questo centrale è il vostro che è rimasto nella stessa posizione. Sì, e come vedi. E dove siamo? Come vedi quella la posizione non è cambiata. È 1930, a poche case non c'era nulla. Non c'era nulla. Quella casa di chi era quella? Quella del notaio. Come si chiama? No, notaio Naso. Notaio Naso, e queste invece, queste case? Sono case sparse, qui c'era, poche case, veramente. Qui c'era la Comac. Ah, questa è la Comac, è vero, qua. Questa e è la Comac. C'era l'Istituto Maria Sugliatrice. Dove è l'istituto? Non si vede, non c'era. Ma è qua, è già c'era? Sì, ancora no. Però queste erano case, diciamo, beh, abitate qui. Beh, a poi qui hanno costruito, cos'è che hanno costruito? Vedo dei pilastri, dei ferri. È una casa che è qui dietro. Che hanno costruito adesso? Diciamo no, nel 1900. Da quella che si vede che si affaccia a mare. Quella, questa della famiglia, non so se può dire il nome, Casale Nuovo. Casale Nuovo, è una casa, Casale Nuovo è casa. Beh, diciamo che avevano costruito già dal 1930, grazie. E questa baracchetta? E qui tenevano i cavalli. È vero, c'erano i cavalli, le carrozze. Guardate, incredibile. Che facevano un po' da tramite tutte le cose che all'epoca funzionava così. Ecco. Grazie, foto storica che parla da sola. Noi continuiamo il nostro percorso, andiamo per vedere questo racconto legato alla costa, Soverato, Pietragrande, Camilia, Copanello, tutte zone meravigliose, e continuiamo ancora con questa trasmissione. Grazie. Con l'occasione io volevo fare gli auguri a mia nipote Marta per aver raggiunto il suo 18esimo. Ah, è una giornata importante. Una giornata importante che verrà festeggiata domani alla grande. 18 anni, come si chiama tuo nipote? Marta. Auguri Marta. Ecco, auguri dal nonno, dalla nonna. E da tutti quanti. E da tutti, dai. Grazie. Le labbra fanno la differenza in un volto, in un viso. L'estate fa strani scherzi sulla bocca, in un sorriso. I ragazzi hanno finito la scuola, c'è chi è già partito per il posto del cuore. Contro vento, senza un filo di trucco, le ragazze son belle, sono piene di vita. Questa notte un frigorifero rotto è una canzone che non fa dormire. È un sogno bello. Fanno la differenza in un volo.
Continua il nostro percorso, siamo invece a Copanello. Vi ricordate, avevo detto che domenica avevamo ripreso con il nostro drone. L'hai visto, sì, Rosario? Assolutamente sì. Visto come vi controllava? Ci siamo subito accorti della presenza del drone che stava filmando, penso, il pezzo più bello della Costa Ionica, e solo tu in qualche modo potevi inquadrare davvero e evidenziare quelli che sono gli scorci più belli. Ma non solo, il famoso potenziale che ha questa... Rosario Mirarchi, esatto. Sì, Rosario Mirarchi. Invece Aldo... Mungo. Mungo che è lo chef, attenzione, stiamo parlando di un luogo storico, perché quando parlo di questo luogo e vedo la foto di Papaleo Guglielmo, diciamo tutto, siamo Lido di Copanello, il villaggio Guglielmo, il ristorante Guglielmo, la rotonda che ha aperto. Sì, ha aperto per la gioia di tantissime persone che finalmente hanno la possibilità di riviverla. Come negli anni belli di Copanello, anche durante il giorno è possibile fare dalla colazione alla cena, tutto sulla rotonda o sul ristorante. Sarà il bar a servizio della spiaggia. Avete aperto anche il bar dentro il ristorante, ma giù c'è il bar per i clienti. Quanti posti, quanti ombrelloni? Ci sono circa 200 ombrelloni. La disponibilità è esigua per agosto, perché comunque è un Lido molto gettonato. Sì, abbiamo ripreso il ristorante dopo diversi anni, abbiamo ripreso tutti i negozietti che stanno giù. Sotto. State gestendo voi anche i negozi? Abbiamo dato in gestione, in fitto, sì, anche ad attività non commerciali come la Proloco, nuovamente. Bravo. C'eravamo già stati. Anche perché tu eri presidente della Proloco e ci siamo visti tante volte. Sei venuto anche tu quegli anni ad evidenziare le bellissime iniziative. Abbiamo scoperto la targa a Papaleo Guglielmo. Sì. Abbiamo partecipato all'intitolazione del viale d'ingresso a Papaleo Guglielmo. Stiamo cercando in tutti i modi di far rinascere Copanello, proprio come ce l'ha consegnata il Cavaliere Papaleo. Ecco, il Cavaliere Papaleo, ma attenzione, la cosa importante è che viene oggi al villaggio Guglielmo, al ristorante al mare, trova lo chef Aldo Mungo. Aldo Mungo trova lo chef Aldo Mungo, ma trova anche la bellezza, il potenziale, la ristorazione, anche perché a base di pesce, sì. Sì, tutto a base di pesce. Pensiamo sul pesce fresco, cerchiamo di puntualizzare... quasi tutti i piatti sul pesce fresco, però cerchiamo di accontentare tutti. Ecco, la tua specialità, Aldo, qual è? Certamente ci sono dei piatti. Sì, sì, io vorrei lavorare l'astice vivo, il tonno fresco, ecco, delle nostre zone. Diciamo la cucina. Prezzo, qualità, Aldo? Rosario? Diciamo che con 30-35 euro si mangia un buon pesce fresco, una buona posta esclusiva, con una buona bottiglia di vino calabrese, ma anche non calabrese. Non calabrese, ma principalmente ma non calabrese, ma attenzione, mangiare con le immagini che stiamo vedendo che ti affacci davanti alla rotonda di Copanello, con questo scenario unico che solamente questo posto che Papaleo Guglielmo aveva individuato tanti anni fa, perché con Papaleo Guglielmo abbiamo sponsorizzato negli anni e raccontato quello che è il territorio, perché è un territorio che va rivalutato. Credo che voi anche come Proloco e anche come amministrazione avete fatto buone cose. Certo, perché siamo consapevoli che i punti... Ricordiamo che questo è il comune di Staletti, I punti di forza del nostro comune sono le frazioni, quindi Copanello e Caminia e Pietragrande. Ci puntiamo molto, scommettiamo molto sulle frazioni che possono essere il volano di rinascita per tutto il comprensorio, non solo per il territorio calabrese. Volevo aggiungere che Aldo richiama il Cavaliere anche in cucina, dedicandogli un piatto che sarà a base di gamberi e una spolverata di caffè tostato, e ci saranno le linguine all'isolotto di Copanello, che è famoso già dagli anni 50. Beh, noi abbiamo immagini dove che uscivamo con le barche e si pescava qui con la barca di Guglielmo, la Galuda, sì, perché avevamo fatto quella pescata straordinaria, abbiamo le immagini della Galuda. Volevo ricordare un'altra cosa molto importante, lo dico a chi vive il contesto di Copanello, chi vive il villaggio Copanello, perché negli anni a questa famiglia, parlo del villaggio Guglielmo, i vicini di casa hanno creato mille problemi con la musica, con i rumori, con il villaggio stesso, eccetera. Nel momento in cui hanno staccato la presa, il villaggio si è fermato uno o due anni, qui c'è stato un morire. Quindi il villaggio aveva la sua attrazione, aveva la sua motivazione ad esistere, e senza il villaggio Guglielmo, senza la movida e senza tutto quello che offre questo Lido e questo ristorante, qui questa piazza è morta. È così, Rosario? Assolutamente sì. E le stesse persone che prima si lamentavano sono quelle che ora sperano più di tutte le altre che il villaggio torni a vivere, anche se non nella forma che loro ricordano, in un'altra forma, perché comunque, come una nota che è uscita stamattina del presidente Volpi, che specifica che la
la famiglia sta cercando di riadattare alle esigenze del turismo moderno quelle che sono le caratteristiche del villaggio Guglielmo. Noi stiamo in qualche modo partecipando a questo processo di rinnovamento di tutta Copanello, ci mettiamo del nostro piccolo, ce la mettiamo tutta. I presupposti ci sono tutti. Se è vero che il buongiorno si vede al mattino, sembra che stia iniziando un buongiorno. È aperto il ristorante di Copanello, il ristorante della famiglia Guglielmo, gestito da Rosario Milarchi, ma con un gruppo da Aldo e da tanti altri che sono qui, perché è una bella squadra, una famiglia che si sono messi insieme per dare il massimo. Raggio di Sole, il programma più popolare della Calabria. Se volete mangiare bene, volete divertirvi, stare comodamente affacciati qui sulla rotonda di Copanello, o un ombrellone, una sdraio, credo che ci sono tutte le condizioni, dalle nostre immagini alla bellezza del posto, e poi garantiamo noi di Raggio di Sole che raccontiamo solo le cose positive e belle e che negli anni abbiamo curato perché conosciamo bene questa zona. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Lasciati sedurre dalla storia. San Giovanni in Fiore, un immenso paradiso ad oltre 1000 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, circondato da un passato ricco di significati. Visita l'Abbazia Florense, autentico tesoro di arte e di cultura, scrigno ed emblema di una tradizione spirituale e culturale, la cui nascita è legata alla straordinaria figura dell'abate Gioacchino da Fiore. Scopri il fascino dei suoi paesaggi. Per conoscere meglio le sue bellezze naturalistiche, parchi naturali ed incontaminati dove passeggiare, sciare e rilassarsi. San Giovanni in Fiore, capitale della Sila. Il comune di San Giovanni in Fiore in collaborazione con Panificio Fratelli Mancina. Dal 1962 sforniamo solo pane fresco ed artigianale, l'amico di tutti i giorni. Vi aspettano a San Giovanni in Fiore. Stocco Ristocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile.
Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e Baccalà, gusto e tradizione a tavola. Cittanova, Reggio Calabria. 0966 65 5606. www.stoccoestocco.com. Cosa cerchi da me? Non l'ho capito. Io ti ho dato il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro ghiacciato. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. L'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazioni, di bellissime ribellioni, di problemi e soluzioni. La deriva dei continenti ci avvicina, con un salto siamo in Cina, verso i tropici e poi qui. Comunicare non basta, con te mi sento una cosa sola, due sillabe della stessa parola. E quando io ti guardo mentre passi, fai tremare tutti i bassi, col tuo modo di procedere verso il futuro di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Buon pomeriggio amici, siamo tornati di nuovo a Tropea perché è una bella occasione intanto incontrare Lucio, che è stato già assessore alla cultura. Sì, è mio, bene, Lucio, forma, grazie, per giunta. Lucio, però vedo che qui siete con un gruppo di turisti che arrivano dalla Puglia, che noi salutiamo e che ringraziamo. Lucio, intanto complimenti, l'avevo già detto a Giovanni Macri, per il rinnovamento della città, la pulizia. Bene, finalmente hanno tolto anche le macchine dal Duomo, che è una cosa che io da anni gridavo allo scandalo per questo. Ma ti abbiamo sentito per anni gridare allo scandalo, non solo su questo, che è un piccolo scandalo tra i tanti che la Calabria... Oggi comunque, non più. Oggi bisogna dare atto che è stata fatta una grande pulizia delle vie, la città si presenta in maniera elegante. Diciamo che le macchine qui non devono stare, e adesso... Piena di fiori, questo è stato fatto un grande lavoro nei mesi con un grande gruppo di volontari a cui bisogna attestare questa grande capacità e questa... Premura. Dove siamo noi? Noi siamo ai piedi del Duomo qua, sono con questa guida turistica, oggi sono in funzione, penso un po', di aiuto guida turistica. Sì, sei un aiuto. Sono un aiuto a Saverio. Che sta spiegando a questo gruppo di Bari la storia della città. L'abbiamo accompagnati al mare, a Santa Maria dell'Isola, e adesso siamo ai piedi del Duomo. Ovviamente il Duomo conosciuto come Duomo normanno svevo, ma anche se c'è dell'influsso arabo, è chiuso purtroppo perché volevamo fargli vedere anche all'interno. Il problema qual è? Il problema è che l'orario è dalle 7 aperto a mezzogiorno, e questo potrebbe essere è un limite. Sì, infatti loro stanno, raccolgo le loro lamentele, ma ad ogni modo purtroppo non è colpa nostra e ci scusiamo. Comunque il Duomo è di periodo normanno, è stato fatto nel 1000... Chi è? Il controllo del Duomo ce l'ha la chiesa, mi pare chiaro. Quindi se è chiuso è un problema legato alla chiesa o principalmente... È un problema di logistica, è stato chiuso a mezzogiorno come da orario. Non c'è stata una flessibilità oggi, però insomma gli orari ci sono. Si è attrezzato anche di una buona introduzione in 5 lingue. Quindi il Duomo è di periodo normanno svevo, quindi viene fino al 1200... alla fine del 1100, poi ristrutturato comunque sia, rivisitato in chiave neoclassica e barocca, e poi nel 1930, circa 31, in periodo fascista, lo riporta alla
precedente, diciamo, il cosiddetto restauro conservativo lo riporta all'origine, quindi abolisce tutto quello che è stato fatto nei secoli e lo riporta nella sua struttura, nella sua essenza originaria. Rosone del Cinquecento, era tre navate, la navata di destra viene sacrificata perché l'edificio non si voleva, l'edificio curiale, qui c'era la curia, sì. Non si è voluto, oh, però dentro la navata c'è, dal fuori non c'è la terza navata. All'interno ci sono opere di una grande, diciamo, di un grande valore storico architettonico, c'è una Madonna del Montorso, lì ci sono delle tombe, dei sarcofagi molto importanti, c'è la tomba di Galluppi. Anche l'amico, sì, ciao. Saverio, vieni. Complimenti Saverio, anche perché Saverio, quando ci racconta, poi ricordiamo che qui abbiamo una zona che la Puglia, che altre bellezze straordinarie. Dicevo, la cattedrale di Trani è molto simile, ecco, a Ruvo di Puglia. Siete... Ruvo di Puglia, Ruvo di Puglia. Un gruppo di Ruvo di Puglia, sì. Siete in quanti? In 100. Avete scelto la Calabria, come mai avete scelto la Calabria? Perché ci hanno detto che è una ottima località, anche balneare e diciamo anche visitare il centro storico con questa magnifica cattedrale, purtroppo Duomo, che non abbiamo potuto vedere purtroppo. Adesso parleremo, racconteremo, poi vedremo un attimo di risolvere questo problema, perché giustamente la domenica vorrebbero un attimo, visto che il tempo è stato così così, la gente era in città e avevano scelto di fare il bagno. Mare, vabbè, grande livello. No, ci sono delle persone, che ospiti che sono con me col gruppo, che sono andati al mare. Al mare, sì. Benissimo. Chi ha scelto il mare, chi ha scelto di... Solo Tropea avete visitato? Solo Tropea, sì, solo Tropea. Ecco, ma il mare dove siete, come zona? No, giù al mare, come si chiama? Santa Maria dell'Isola. Ah, Maria, sì, beh, sì, santuario, diciamo che è uno spettacolo unico. Bellissimo, bellissimo, unico spettacolo. Ma noi in Puglia, anche noi in Puglia abbiamo... ho detto prima all'amico privatamente che conosciamo bene la zona del Salento, meraviglioso, ma poi c'è quella città Lecce, Gargano, ma non so, spesso vengo a Gallipoli, lì quella zona bellissima del castello, quindi diciamo che in qualche maniera ci compensiamo, perché è bella la Sicilia, bella la Puglia, bella la Calabria, poi abbiamo Matera, capitale europea della cultura, ovvio. Abbiamo un grande sud, che però in merito a quello che hanno detto i sindacati è quello che soffre di più, perché a Reggio Calabria l'altro giorno c'è stata la protesta dei sindacati in merito a questo sud dimenticato, quando dovrebbe vivere di grande economia. Tutto il sud viene dimenticato, tutto. È vero così, Lucio? Eh sì, la famosa questione meridionale che insomma, rimane lì purtroppo come... Beh, adesso dove li portate? Dove, allora, adesso gli facciamo vedere. Diciamo che le domande più frequenti quali sono? Che vi pongono? Domande più frequenti riguardano magari, ecco, l'enogastronomia o anche gli stili che si sono avvicendati qui nel centro storico di Tropea, tra la cattedrale, i vari palazzi nobiliari e anche... Chi erano i signori di un tempo di Tropea? Le famiglie? Erano le famiglie nobili, il patriziato che veniva un po' dal regno di Napoli e confluiva qui, perché Tropea era sub fidelità telemansit, il motto, no? Cioè rimaneva sola sotto il dominio del re, non ebbe il feudatario, tant'è che il principe Ruffo, quando volle acquistare, oltre Scilla, insomma, di cui era il feudatario, anche Tropea, i tropeani si ribellarono e invocarono la libertà dal principe raccogliendo i fondi, e il 23 di agosto, penso un po', il Consiglio Comunale ieri proprio ha istituzionalizzato la festa della libertà di Tropea nel 1645. Ma tu sai che il sindaco lo chiama il principato di Tropea adesso? Vabbè, quella è una... No, no, è una cosa bellissima. È un'iperbole, credo che sia un'iperbole usata per dare un po' lo scossone, per dire Tropea... Ti ricordi il vecchio, sì, sindaco, no? Da Stracciona, Pino Nano, tutta questa storia, da nobile a Stracciona, da, sì, Stracciona a nobile, e in quella scia penso che sia un'iperbole creata. A me sta un po' antipatica, perché Tropea aveva i casali, ecco. E quindi le cittadine intorno a Tropea, sentendo sta parola principato, Caria, Drapia, un po' si risentono, cioè, certo, è quello il punto. Però credo che sia fatto da parte di Giovanni Macri per creare grande... ridare l'antico valore, esatto. Europea, sì, certo. I ristoranti, la ristorazione, ma vedete tutta questa gente che sicuramente adesso la porterete dove? Adesso gli facciamo vedere l'altro affaccio della vecchia munizione del castello, e l'affaccio cosiddetto, un tempo c'era la piscina lì dei pesci, veniva detto così, dove si vede il porto di Tropea e quindi il litorale nord. Bellissimo. Da Zambrone fino, si può vedere stupendo, anche il golfo di Lamezia in giornate non terre. Ecco, non se non il signore con la fisarmonica si avvicina, accompagniamo la chiusura di questa, la sassonare, la fisarmonica,
Ma secondo me non la sa suonare, non la suona bene. Secondo me non lo so, la faccia è quella la faccia di un uomo navigato. Io sono musicista, riconosco i musicisti. E lui è musicista? Penso di sì. Bene, va bene. Allora, va bene. Assolutamente credo di sì. Poi facciamo vedere il Largo Galluppi, la Chiesa del Gesù, l'altro affaccio, la cosiddetto affaccio del corso, oggi titolato Raff Vallone, ma per noi perché c'è il ristorante. Noi tropeani rimarrà sempre di Liliano, di Liano, cioè il famoso affaccio, e poi li riporteremo al Cannone da dove siamo partiti e ognuno poi prenderanno il bus, andranno a Zambrone a pranzo. Bene, ecco, grazie Lucio, grazie anche agli amici che ci stanno accompagnando, grazie, è una bella occasione. Ricordate che noi diciamo sempre alla scoperta del paradiso Calabria, perché questo, il sud è un paradiso, ma la Calabria è meravigliosa, noi la raccontiamo da tanti anni, al di là dell'orario di chiusura che chiederemo anche al sindaco di intervenire in merito a tutto questo, si continua ancora, percorso immagini bellissime da Tropea, la prima domenica dell'estate 2002. Evviva la Puglia, evviva la! Evviva la Puglia, evviva la! Calabria, grazie, grazie. Prima domenica d'estate ufficialmente si apre. Grazie, grazie. E suona, non è due, e suona, è la miseria. Sì, grazie. Forza Tropea, numero uno! Ora ricordano dal tuo cuore. Ma lei chi è? Scusi, è giovane, ho pagato il biglietto. Ascoltami, non parliamo di Catania, noi Cannone Arancino. No, dobbiamo parlare di San Giovanni della Punta, anzi Santa Lucia. Parliamo di San Vito Lo Capo, se volete. No, troppo lontano. Ci fermiamo nella provincia. Intanto arrivate da Catania. La bella Sicilia. Devi chiedere come mai che sono qui questi. Allora, intanto, una ancora lui, Aspetta, stavamo parlando della provincia di Catania, non ne voglio parlare. Noi dobbiamo parlare solo di Santa Lucia e San Giovanni della Punta. Basta. Perché? Apichi. Noi abitiamo. Apichi. Ah, bravo. Apichi, voglio sapere. Scusi, signore. Raccontate perché raccontate come mai che siete venuti qui, perché la Calabria non è solo Tropea. No, no. Questi signori sono venuti qui per vedere l'infiorata di oggi pomeriggio. E allora siamo a Potenzoni, siamo riusciti a coniugare una cosa e l'altra. Bene, questi signori sono perché c'è il gemellaggio, perché si fa anche in Sicilia. Sì. Lei chi è? Lei chi è? Io, una signora. Sì, una signora. Beh, diciamo che... Allora, intanto cosa è venuta qui a parlare del Duomo? Ecco, ma della Calabria, noi ci siamo già visti? Sì, noi ci siamo visti già in giro, anche perché raccontiamo il territorio. Quando noi diciamo... intanto ti chiami? Caterina, sono una guida turistica abilitata della Regione Calabria. E questo non ci fa Stiamo pensare. Facendo una siamo visita guidata. Certo. Perché sennò io non la prendevo. Non ho capito. Non la prendevo, sì. Ah, il patentino. Io sono per la legalità. Io sono per la legalità. È preciso. E lei che ha fatto pagare i biglietti a tutti quanti? No, noi abbiamo organizzato. No, biglietto no, è un'offerta per la chiesa di Santa Lucia. Santa Lucia. No, non siamo degli spocolatori, come diciamo. Benissimo, allora, adesso vogliamo capire un attimo. Quando io dico Raggio di Sole, il sottotitolo nostro è alla scoperta del Paradiso Calabria. Per Paradiso Calabria, questi signori, cosa gli possiamo rammentare? Il Paradiso Calabria si intende, come dicevo prima, non solo Tropea e le bellezze paesaggistiche, ma anche queste piccole
cose folcloristiche che noi abbiamo. Loro sono qui, loro sono qui oggi non solo per vedere Tropea, ma sono partiti con l'idea di venire a vedere l'infiorata, che può essere anche sottovalutata da qualcuno, però ecco, vedi come riusciamo a coniugare il bello, la storia, l'aspetto monumentale, il paesaggio con queste tradizioni, questi usi e costumi che li hanno spinti questa mattina ad alzarsi all'alba e partire dalle loro... San Giovanni la Punta! Non parliamo di Catania! Devo arrivare fino a qui. Senti, se dovessi rammentare 5 punti e 5 situazioni in maniera sintetica della Calabria, se devi invitare a visitare gli amici in Italia e all'estero, a visitare la Calabria, quali sono i 5 punti essenziali da visitare che non possono perdere? Ma guarda, a me non piace parlare di luoghi, a me piace parlare di cose. Noi l'abbiamo appena detto, le 5 cose importanti sono l'aspetto monumentale, storico, le tradizioni, gli usi e i costumi. Dovunque tu lo faccia, la Calabria è piena di questo. Perché andare a indicare un luogo piuttosto che un altro? La Calabria, come paradiso. Come paradiso, bene. Allora. Grazie. Un appunto di nominare ad Ercole, perché i nostri tempi erano i film del famoso Ercole. Ma lei è simpatico perché lui vi racconta anche le barzellette, secondo me, ed è uno bravo. Posso fare ora un elogio a Caterina? Meno male, Caterina. No, Caterina, io gli devo dire grazie perché ho chiamato, ho cercato su internet, non so quando, e non c'era nessuno che mi poteva dire quale e quando era la data di preghiso dell'infiorata. Hai visto? Ho sentito il programma dall'inizio. Cioè, questo. Però uno che chiama al comune, non so, all'URPU, oppure chiama qualcun altro, all'assessore. Lei dice manca la comunicazione. C'è qualcosa che bisogna ancora migliorare. Non migliorare. Siamo all'era della pietra. No? No, addirittura. Tranquillamente. Io devo dire. Meno politica e più Caterine, diciamo. Più Caterine. Bene, un applauso a Caterina, alla Calabria e alla Sicilia. Qui a visitare il paradiso Calabria. Bene. Un applauso a questa gente. Bravi. Allora, signori, uno dei monumenti più importanti della Calabria. Questa chiesa è stata costruita nell'anno 1000, pensate, quando Ruggero il Normanno torna da Gerusalemme, dove aveva compiuto alcune crociate, alcune battaglie per la crociata, decide di venire qui e costruire alcuni piccoli templi calabresi. E questo è uno di quei templi che Ruggero il Normanno costruisce nell'anno 1000. È una cattedrale perché era sede vescovile, sede della diocesi. Il palazzo che voi vedete lì, infatti, era la sede del vescovo, lui abitava lì, attraversava questo corridoio ed entrava nella cattedrale attraverso il terzo portale, che oggi non c'è più, è stato murato perché il vescovo si è spostato da qui, abita a Mileto, però la diocesi si chiama comunque diocesi di Nicotera Mileto Tropea, quindi questa è rimasta una concattedrale. Quello che era il suo palazzo vescovile è diventato un museo diocesano bellissimo, con dei paramenti sacri molto interessanti, e anche qui all'interno di questo che era l'antico corridoio del vescovo riuscite a vedere alcune statue in marmo bianco che sono bellissime. Guardate, sono di scuola gagginesca, il Gaggini di Sicilia era un discepolo di Michelangelo e infatti si vedono, no, i tratti realistici di Michelangelo in queste statue possenti. La cattedrale di Tropea è dedicata alla Madonna della Romania. È quasi un po' strano, no, sentire parlare del nome di questa Madonna. In realtà il nome Romania non ha niente a che vedere con la Romania di oggi, ma il nome viene da Romanoi. Romanoi era la seconda Roma in passato, e la seconda Roma in passato era Costantinopoli, perché sapete bene che l'impero romano era diviso in impero d'Occidente con capitale a Roma e l'impero d'Oriente con capitale a Costantinopoli. Siccome qui c'è un importante quadro, un'icona antichissima che viene da Costantinopoli, la gente del luogo la chiama la Madonna della Romanoi, che poi è stata deformata, no, a livello linguistico, ed è diventato Romania. Però non ha niente a che vedere con la Romania di oggi. Sapete, c'è una grande devozione popolare per questa Madonna. Ci sono un sacco di ragazze qui che si chiamano Romania o Romana o anche al maschile Romano, in devozione a questa Madonna che è la santa protettrice di Tropea, perché ha compiuto diversi miracoli. L'ultimo, per epoca temporale cronologica, è stato quello durante la Seconda Guerra Mondiale, quando due bombe sono cadute sulla città rischiando di esplodere. La gente ha
ha tremato in quel momento in cui c'era il bombardamento aereo. Sapete che la Calabria era interessata da questo bombardamento aereo di passaggio. Alcune città sono state completamente distrutte. Reggio Calabria, per esempio, è stata rasa al suolo dal bombardamento aereo del 1943. Lo stesso destino stava capitando a Tropea. La gente prega questa Madonna, miracolo, coincidenza, crediamo un po' quello che vogliamo, e la gente ha creduto che fosse stata la Madonna ad averli salvati da questa tragedia imminente. E quelle bombe sono cadute ma non sono esplose. Quando le hanno ritrovate erano piene di esplosivo, oggi sono state svuotate, sono state messe all'interno della cattedrale, rivolte verso il quadro della Madonna, proprio per ringraziare la Madonna di questo grande miracolo che aveva compiuto. Quindi potete immaginare quanta devozione popolare ci sia, no? Una devozione cresciuta diversi secoli fa e ancora oggi tenuta viva e attiva. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone è presente a Crotone e Reggio Calabria. A Reggio Calabria con un innovativo store di 1000 metri quadrati, l'unico tecnologicamente all'avanguardia. Infatti basta toccare il display touch. In automatico, oltre al prezzo, ti apparirà la scheda tecnica del prodotto esposto. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Gli esperti hanno selezionato solo il meglio del mercato. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Expert, gli esperti sempre con voi. I'm kind of crazy, she's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Expert Carbone ti aspetta a Reggio Calabria presso Parco Commerciale Maxi Brico, Viale Calabria 356 e Crotone, Strada Statale 106, chilometro 245, località Passo Vecchio. Ci trovi anche online. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook Expert Crotone e Expert Reggio Calabria per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Alcune combinazioni possono essere deliziose. Altre possono essere, oh cielo, rischiose. E alcune cose semplicemente combaciano alla perfezione, come il metano e la benzina. Scopri l'unico SUV a metano per andare più lontano consumando meno. Nuova Seat Arona TGI, tua da 159 euro al mese. Per te che ami i sapori della cucina italiana, tutti Toma o zucchine? Toma e zucchine. E per te che ami le sorprese, ma dai, giallo zafferano e McDonald's. Per te che lo cucineresti proprio così, pollo italiano, potrei farlo anche a casa. E per te che così non lo prepareresti mai, ma come fanno a farlo così buono? Scopri le McChicken Variation, la cucina italiana di giallo zafferano e il tocco inconfondibile di McDonald's.
Magna Grecia Film Festival, 16ª edizione. Dal 27 luglio al 4 agosto 2019. Festival delle opere prime. Catanzaro, Area Porto. Direzione artistica, Gianvito Casadonte. Sta canzone per gli amici di montagna. Quando guardo su nel cielo, sento dentro il mio respiro e lo sento dentro il cuore. Questo è San Giovanni Fiore. In già notti tanta scura, guardo il cielo e quanta luna, e respiro s'aria pura, e quanto è bella sta natura. Siamo gente di montagna, si spagna, siamo gente di buon cuore, siamo a San Giovanni Fiore. Saggi da pianura, sento una bella friscura, sento questo bel profumo, il profumo di aria pura. Quando la notte s'avvicina, sento un freddo che t'arriva, sento un lupo di la sila, ma che bella s'avventura. In già notti tanta scura, guardo il cielo e guardo la luna, e respiro s'aria pura, e quanto siamo gente di montagna, chi la vita non si spagna. Siamo gente di buon cuore, siamo a San Giovanni Fiore. Beh, complimenti sindaco, non potevo mancare. Ma tu devi sapere, intanto presentiamo Pino Belcastro, sindaco di San Giovanni Fiore. Mi presenti accanto. Il presidente del Consiglio Comunale, l'istituzione più importante. Dove tu praticamente presenti anche i vari programmi da votare, no? Certo, è lui che presiede il Consiglio Comunale. Importantissimo. Un ruolo importante. Grande ruolo. E ti chiami? Domenico Lacava, buonasera. Che è avvocato, se non avvocato è... Domenico Lacava, sì. Avvocato, buonasera, una grande occasione per noi perché, beh, diciamo che l'abbazia è qualcosa di straordinario. L'altro giorno c'è stata l'inaugurazione... dei magazzini badiali, un evento nazionale che ha richiamato e sta richiamando migliaia di persone a visitare questi luoghi che sono stati aperti finalmente al pubblico dopo anni di oblio. Senti, una immagine, quella dell'operatore che sta mandando in onda, sono immagini bellissime di un qualcosa che dovrebbe avere un richiamo. Non pensi che forse la comunicazione dovrebbe aiutare di più questa regione? Beh, sicuramente sì, infatti bisogna puntare su questa cosa, perché feste come queste, iniziative che stiamo portando avanti negli ultimi tempi sono importanti per rilanciare il turismo in queste zone. Io credo che bisogna puntare soprattutto sulla nostra abbazia, la maestosità di questa chiesa di Gioacchino da Fiore che rappresenta per noi, come dire, tutto. Oggi è il vostro santo. Oggi è il santo patrono ed è una festa sentita che richiama San Giovanni Battista, che richiama migliaia e migliaia di persone, come si può vedere, sì. Partecipata. Ecco, avvocato, la cosa importante è che poi alla fine si parla di turismo religioso, in qualche maniera dovrebbe essere questo a richiamare. A Paolo ogni anno c'è la fiera del turismo religioso, ecco, potrebbe rientrare anche questa al di là del santuario di Paola. Ma San Giovanni Fiore è la nostra abbazia, è un luogo importante, ovviamente Paola è un ruolo religioso importante, ma l'abbazia potrebbe diventarlo e lo sta diventando, perché l'apertura dei magazzini abbadiali in questo senso vanno in questa direzione, per cui assolutamente sì, ha ragione lei.
Senti, Pino, la realtà di San Giovanni, dobbiamo dire che d'estate dovrebbe funzionare anche questa seggiovia, anzi cabinovia, perché è stata inaugurata credo 2 anni fa, se non erro, una grande struttura che dà forza anche a questa zona. Sicuramente, che poi si può legare alla navigabilità del lago con il battello e al centro di canottaggio, che è un richiamo straordinario. La nazionale viene ad allenarsi proprio sul nostro lago Arvo, e quindi, come dire, un richiamo straordinario che, aggiunta ai nostri beni artistici, credo possa essere davvero un unicum importante per rilanciare il turismo. Ecco, io agli operatori, quando si è inaugurato la cabinovia e c'era veramente tanta gente, anche una campionessa internazionale che era presente lì al Taglionasso, ho detto: avete una grande responsabilità voi ristoratori, albergatori, maestri di sci, quello di portare avanti il bel nome. Anche d'estate può essere un grande richiamo quella, la montagna. Ma sicuramente, anche perché l'Orica d'estate ha migliaia di presenze e quindi è necessario, come dire, rilanciare, e dicevi bene, gli albergatori, tutti gli ristoratori devono contribuire a stare vicino e insieme con le istituzioni per rilanciare davvero questa comunità. Per fare poi turismo è normale che ci vuole una rete degli albergatori, dei ristoratori, di coloro che gestiscono insieme, credo, le Ferrovie della Calabria, gestisce la cabinovia. Quindi una grande occasione, tra l'altro credo che sia la seconda o la terza in Italia di questo tipo. Assolutamente sì, bisogna fare rete in tutto, il turismo è importante, la rete è importante, il turismo religioso, lo diceva il sindaco, è importante il turismo sportivo. È importante il turismo, noi abbiamo la fortuna di vivere in un posto stupendo, abbiamo la possibilità di fare turismo religioso con la nostra abbazia, abbiamo la possibilità di fare turismo ambientale, turismo sportivo con la nostra bella, con la nostra bella Sila, per cui siamo immensi in un mondo bellissimo. Senti, ma gli emigrati, parliamo un attimo, perché poi gli emigrati sono, intanto ricordiamo che la tragedia anche di chi, minatori, andavano dove precisamente, perché qui dobbiamo ricordare che parte, che è una città di emigrati, no? E certo, noi, come dire, dopo il secondo conflitto mondiale, ma anche prima, alla fine del secolo scorso, come dire, tanti sangiovannesi sono emigrati, noi ne abbiamo circa 7.000 sparsi nel mondo, emigrarono in Belgio. Penso molto in Belgio, vero? Molto in Belgio. Marcinelle, la tragedia di Marcinelle. Soprattutto a Genk, dove c'erano le miniere, dove scambiavano il lavoratore con il chilo del carbone per lo Stato italiano. Noi abbiamo perso 7 lavoratori nella tragedia di Mattmark, che ricordiamo anche quest'anno ad agosto, fine agosto, abbiamo riportato la lapide davanti il palazzo di città proprio per non dimenticare. Senti, i calabresi, ma anche i turisti che sono in Calabria, che ci seguono e sono numerosissimi anche da varie regioni d'Italia, seguono la nostra trasmissione, se al di là di quelle che sono le bellezze del territorio, certamente la montagna, l'ambiente, la parte ambientale, ma anche di che cosa vive San Giovanni in Fiore? Ma noi soprattutto viviamo di agricoltura e del terziario, cioè noi, il terziario, il commercio, poi c'è tanta gente che lavora nella varia pubblica amministrazione, quindi diciamo che è questo. La cosa che ci vorrebbe ancora di più è rilanciare il turismo. È il paese più alto, me lo dici sempre. Sì, è il paese più alto d'Europa con quasi 18.000 abitanti. Non c'è nessun posto, nessun paese in Europa. Ma è stato verificato, sì, questo, sì, carta sì, alla sì, mano? Sì, ed è anche il territorio più vasto di tutta la Calabria, con 286 km quadrati. Pensate, il territorio più vasto di tutta la Calabria è San Giovanni in Fiore, ma la città con più abitanti all'altezza di... quanti sono? L'altezza quanto abbiamo qui? Come... Noi abbiamo 1050 metri la stazione. E quindi in Europa il paese non ci sono. No, no. 18.000 abitanti. Non si può vivere. Noi, come dire, siamo storici in questo senso, no? Abbiamo... perché siamo legati a questa comunità. Senti, quanti posti albergo ci sono se parliamo di turismo religioso? Ma diciamo ancora pochi, per la verità, però adesso con questo progetto dei borghi, case, lanciato dal presidente Oliverio, tantissimi hanno fatto domanda per avere questi bed and breakfast. Bene, avete sentito un po', grazie all'avvocato, presidente del consiglio, grazie al sindaco, sempre San Giovanni in Fiore. Noi siamo vicini a questo territorio da anni, lo raccontiamo, abbiamo molti amici imprenditori, tanta gente che ci sostiene, ma non potevamo mancare a questo evento, festa del patrono San Giovanni Battista, una grande occasione anche per noi, ma avremo modo di seguire. Adesso ci sarà un percorso. Sì, adesso partirà la processione, la seguiremo per le strade della città con migliaia di fedeli al seguito. Giovan Battista è lo Signore, chi nel Gesù
E così l'applauso lo facciamo invece a Viva San Giovanni Battista. Una bella occasione per parlare con loro perché portano San Giovanni. E così, cosa accade? Tengo io. E accade che puntualmente ogni anno, rispettando la tradizione storica, se un gruppo di ragazzi devoti alla figura di San Giovanni Battista portano in giro per la città sulle spalle, sulle proprie spalle. Il percorso, quanti uomini ci sono? Ma il percorso all'incirca è sulle 2 ore e mezza cittadine. Praticamente si danno il cambio? Si danno il cambio, in tutto saranno 30 persone che si alternano. C'è una tradizione da padre in figlio o chiunque? No, non è una tradizione prettamente familiare, ma è una... Ogni anno si alternano persone nuove, quindi secondo la devozione personale ognuno si avvicina, ma non è necessariamente una devozione che si tramanda da padre a figlio. Santo mio, per amore di Maria, essa grazia che ti hai cercato, me potesse essere negata. Beh, diciamo che la voce più importante è la tua, eh? Beh, diciamo che cantare è un canto di speranza, è un canto d'amore. D'amore, d'amore, se si fa col cuore è molto, molto importante. I devotissimi. Devotissimi, col cuore. Sono tanti anche che sono fuori e gli emigrati in questa giornata cosa fanno? Pregano tantissimo e sono devoti, anche se lontano, devotissimi a San Giovanni in Fiore. Talmente bello che non posso non intervistare questi due signori. Un momento. Okay. Interview io. Ecco, parli italiano, cara? Sì. Bene. Allora arrivano dal Canada, dov'è? No, loro vengono. Where are you from? We are from West Virginia. Ah. La loro presenza qui perché cosa? Devoti a San Giovanni? Why are you here? Mio nonno nasce qui a San Giovanni in Fiore, Felix Felice Loria, e vengo a trovare la mia famiglia. E lui pratica invece un'altra famiglia? Sì. Why are you here? Stiamo qui perché dobbiamo andare a trovare la nostra famiglia. La famiglia, la generazione, sì, la tradizione. Abbiamo tanti cugini ecco mia moglie Marie, i miei figli Giovanni e Giuseppe. Bellissimo. È un piacere benissimo. Ma è emozionante, dica quello che stiamo vedendo qui nel racconto della tradizione, quasi a non perdere quelle radici del cuore, dei familiari, è così? Abbiamo trovato i nostri radici, è una cosa bellissima. E anche siamo qui per la festa di... Tu sei di San Giovanni? Sì, sei nato qui? No. Sei nato dove? Agli Stati Uniti. Sì. I miei nonni sono nasciti qui. Sono nati qui. Papà è nato anche in America? No. Papà è nato qui? La mia madre e mio padre sono nati negli Stati Uniti. Ma nonno? Sì, il mio nonno era nato qui nel 1867. Benissimo, ma sì. Quando parli con i tuoi figli che si chiamano di nome? Nome? Giuseppe Giovanni. Giuseppe Giovanni. Giovanni ti chiami come il santo padrone Giovanni, no? Si festeggia il tuo nome oggi. Senti, cosa hai raccontato alla tua famiglia parlando delle tue tradizioni, dei tuoi nonni? Cosa hai scoperto? Siamo qui perché voglio che loro imparando la storia della nostra famiglia. È molto importante perché 50 anni tra, loro ritorneranno. Vengono qui in vacanza? Ho un libro con tanti indirizzi e numero di telefono. Ma avete la casa di nonno? Hai visitato la casa di nonno?
la casa di nonno. Abbiamo visto la casa di mio nonno e anche la casa di mio altro nonno. Bene, voglio fare una domanda ai ragazzi, poi passo alla famiglia, sì, tranquilli. Allora, sì. I ragazzi, quello che i genitori hanno detto in qualche maniera, ecco, come vivono questo percorso italiano? Ecco. So before he speaks with the other family, he wants to know from you, how do you live this experience now? What do you think? I think it's an amazing experience that we can come here and see our family and our many, many cousins. È un'esperienza magnifica visitare tanti cugini. Loro sono qui con altri 10 cugini americani, sono 15 e tanti cugini italiani. È un'esperienza unica e spero di ritornare presto. Tutti americani e italiani. Tutti americani e italiani. Senta, i miei cugini dall'America. Ma quanti ne hai portati? Sì, ci sono 10 cugini dall'America qui con loro. Tutti quanti, sì. Americani? Sì. Loro italiani? Voi siete di San Giovanni? Venite qua. Ma è cugina? Siamo i parenti di San Giovanni. Prima cugina lei. Seconda cugina. Baciatevi! Baciatevi! No, perché dicevo queste cose, spesso le famiglie calabresi, italiane, ecco, non capiscono l'amore che c'è per questa terra, per persone che vivono fuori. Cioè loro non hanno conosciuto la Calabria, hanno conosciuto il nonno e attraverso le storie del loro nonno vogliono vivere e non vogliono perdere le tradizioni. Molti calabresi questi forse non lo capiscono. Ma San Giovanni in Fiore sì, perché San Giovanni in Fiore da anni, da sempre, che ha sempre coltivato il turismo delle radici. È un caso unico. Bellissimo. Perché San Giovanni in Fiore vive di emigrazione e di immigrazione. È una città del cuore grande, il sangiovannese è sparso nel mondo. E i miei amici sono oggi qui perché attraverso il costume, attraverso la pacchiana, lei sta celebrando le memorie del suo nonno. Che significa essere una donna di San Giovanni in Fiore? It's a wonderful experience to come back and relive. Una forte. Do you live in Barcelona? Yes, I live. Lei abita in Catalogna con suo marito. Explain what it means for you to be here this day. It brings all the memories from my family. Oggi loro hanno voluto condividere la fede perché attraverso San Giovanni Battista è stato il collante tra San Giovanni in Fiore e gli Stati Uniti d'America. Qui ci sono 7 stati. Vogliamo rappresentarli? Yes, please. I tell them that here we are 7 states from United States, not only West Virginia, not only Florida. Where are you from, please? Maryland. Maryland. Colorado, Georgia, Texas, Florida, Missouri. È bellissimo. And they are family. Ferrise, Adamo, l'ammirato Loria. Beh, deve dire che noi rappresentiamo una trasmissione, si chiama Raggio di Sole. Il sottotitolo della trasmissione è Alla scoperta del paradiso Calabria. So this TV is are celebrating since 28 years all over the world the paradise of Calabria. And you are the paradise of Calabria. Loro sono un applauso. Voi siete il paradiso Calabria perché dà l'idea, andiamo al centro, dà l'idea delle nostre radici e dall'idea della calabresità e dall'idea di quando si parla di questo territorio spesso bistrattato, spesso quando parlano di noi quelli del nord Italia parlano della nostra terra come l'ultima, così viene definita perché con i problemi che vive, e sapere, vedere tutta questa gente che fa tanti chilometri per rappresentare il proprio territorio, ecco, dà anche una forza agli stessi calabresi che vivono qui da noi. Ecco, questo è un esempio straordinario d'amore per la terra, questa è la cosa straordinaria. Loro non hanno conosciuto, non sono nati qui, però è come se lo fossero. Sì, e loro ancora continuano ad amarci, ad onorarci, e ogni 24 giugno, pur non essendoci fisicamente, si collegano con il cuore, con la mente verso San Giovanni in Fiore. Ma loro nella loro terra, con l'applauso che potete fare tranquillamente verso San Giovanni in Fiore, c'è questa tradizione anche nei loro paesi dove vivono, lì negli Stati Uniti, questa giornata viene festeggiata in ogni caso con gli italiani?
Sì, ce n'è uno soprattutto che è a Clarksburg, nel Italian Festival a settembre nel West Virginia, perché noi siamo partiti dalle miniere, i sangiovannesi dalle miniere. Abbiamo perso anche degli uomini per il carbone. E ogni anno a settembre nel West Virginia si celebra la giornata sangiovannese. Ecco, lui è Giuseppe, vero Giuseppe? Giuseppe. In Svizzera festeggiano San Giovanni. Ecco, senta, Giuseppe, esatto, Giuseppe Giovanni, ecco, ma quando parli della tua terra di origine, perché tu sei americano, è un ingegnere meccanico. Un ingegnere meccanico, ecco, quando parli della tua terra e parli che sei di origine italiana, come viene vista l'Italia, qual è il rapporto che c'è con gli americani, ma anche di altre nazioni e di altre origini? Piano. Yeah. Uno, due, tre. When I go to university and the University of Florida, detto che quando va all'università lui parla sempre di San Giovanni in Fiore e lui vuole rappresentare la sua sangiovannesità. Più che essere italiano, lui è orgogliosamente sangiovanese. Ma prende ogni tanto la mappa e dice: mio nonno è nato qui. Yes, I did a construction project using Google Maps. Of the lui ha vinto addirittura un premio a Tampa in Florida riproponendo l'abbazia florense in miniatura. Lui fa i progetti meccanici su San Giovanni in Fiore. Abbiamo un ingegnere con la testa buona, un calabrese, ma tu hai la testa dura. Are you also stubborn like Caputosta? Like all yes. Bene, grazie, grazie. È stato un bel momento, grazie. Lei si chiama? Antonella. Grazie Antonella. Ci ha raccontato un pezzo di Calabria, quella Calabria bella, che noi siamo felici di raccontare, ci emozioniamo, c'è commozione in tutto questo. E certo, guardi un po', la Calabria è un cuore grande, San Giovanni abbraccia sempre i suoi immigrati perché non si è mai dimenticata dei suoi figli. Viva la Calabria! Battista, e viva la famiglia e viva Calabria per sempre. Mr. Bird Grill, la steakhouse che cercavi. Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram.
c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Michele Affidato, orafo. I can feel your love pulling me up from the underground. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria. Risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Expert Calabria. Il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Tu e te, la mia notte arriverà con te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto ed io piangerò, la mia forza me l'hai data. Da tu, ogni volta che hai creduto in me, tu mi hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mio mondo è cominciato. Il mio mondo finirà con te. Un sorriso ed io sorriderò. Un tuo gesto ed io piangerò.
ogni volta che hai creduto in me. E se tu mi lascerai in un momento così, il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te. E se tu mi lascerai per me, quello che ho qui finirà con te. Comandante e l'equipaggio vi danno il benvenuto a bordo di questa splendida e famosa località balneare della costa tirrenica, Amantea, importante centro di arte e cultura, dove trascorrere una vacanza all'insegna della scoperta e del divertimento. Bella e verace, è nota per le sue specialità gastronomiche e per le numerose bellezze storiche, come la chiesa di San Bernardino da Siena e l'imponente castello di età bizantino-normanna, con un suggestivo centro storico tutto da esplorare. Una vera e propria perla della Calabria, circondata dall'incantevole scogliera di Coreca. Il divertimento è assicurato. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le età, dallo shopping per le vie della città alle notti bianche, dagli spettacoli pirotecnici alle serate a base di musica fino all'alba. Condizioni ambientali, mare blu, fondali affascinanti e spiagge incantevoli. Lasciati avvolgere dalla bellezza del Mar Tirreno. Tempo stimato di permanenza a tutta l'estate e non solo. www.comuneamantea.gov.it. In collaborazione con Hotel Village La Principessa. E sei veramente in vacanza? Azienda agricola Michele Ruggero. Coltiviamo una passione. Il Sombrero Ristorante Pizzeria. In ogni piatto un mondo di sapori da scoprire. Bar Caruso. Caruso, qualità, gusto e tradizione dal 1933. Tyrrhenian Park Hotel. La magia del sì, la bellezza dei parchi, il trionfo del gusto, la carezza della spa. In una sola parola, il tuo arcobaleno di emozioni. Antonio Pagliaro, la moda 2019 con prezzi online. Vi aspettiamo! Il 95% degli incendi sono causati dall'uomo e oltre la metà sono di natura dolosa. I danni che provocano sono molteplici: dissesto idrogeologico, deturpazione ambientale e paesaggistica. Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime ed i tempi per il riassetto dell'ecosistema molto lunghi. Imprudenza, disattenzione ed ignoranza stanno distruggendo il patrimonio forestale.
un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia. L'incendio non è uno spettacolo. Non bruciare il tuo futuro. Difendi il Paradiso Calabria. Per segnalare gli incendi boschivi, chiama Calabria Verde al numero gratuito 800 496 496 oppure 115 Vigili del Fuoco 112 Emergenza Nazionale. Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo e esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate, veramente ce n'è per tutti, i grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane, fatto con farine calabresi, macinato a pietra e cotto a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio Naturasì. Vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como strade una canzone, por las calles las canciones. Un día dura apenas un momento, un momento. Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. Tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si sta. No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canzone. Fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy nuevos amores comenzarán, y las guitarras van a tocar sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, iremos por el mundo como van, por las calles las canciones. Italia y Puerto Rico, dame una canción, hermanito. Por las calles.